Il pianoforte ha una lunga storia con noi, perché fin dal primo album la title track è stato un brano per solo pianoforte. Noi siamo una band basata sul contrasto, quindi ci è sempre sembrata perfetta l'idea di racchiudere in un solo brano il titolo, quindi un po' l'essenza dell'album, e uno strumento così insolito per il genere. Inoltre, da Agony in poi il piano ha acquisito un'importanza sempre maggiore all'interno dei brani, fino a diventare equivalente a tutti gli altri strumenti e quindi presente dall'inizio alla fine dei brani stessi. Il mood del disco è particolarmente scuro e questo si percepisce anche nell'orchestra. Nel processo di composizione abbiamo preferito scegliere delle timbriche scure, creato delle atmosfere pesanti, oppressive e abbiamo fatto un utilizzo ritmico di sezioni che tradizionalmente vengono utilizzate in modo prettamente melodico. In questo senso posso dire che l'orchestra è stata utilizzata in chiave più moderna e meno classica. Per creare i nostri arrangiamenti orchestrali utilizziamo i migliori strumenti virtuali disponibili. Oggi esistono dei software molto avanzati che permettono di creare orchestrazioni virtuali incredibilmente realistiche. Ovviamente il lavoro sulle dinamiche, sulle singole sezioni e sull'interazione tra i vari elementi è molto complesso e richiede impegno, ma devo dire che il risultato ha ampiamente ripagato i nostri sforzi. L'utilizzo di un'orchestra vera è un lusso che fino ad ora purtroppo non ci siamo potuti permettere per diverse ragioni. Allo stato attuale delle cose è e rimane un sogno, ma lotteremo per poter collaborare un giorno con dei veri artisti. Più o meno. Va bene così. Forse un pelo? Nonostante King sia un lavoro basato principalmente sui riff di chitarra, alla fine del processo di songwriting ci siamo resi conto che le parti orchestrali avevano una potenza e una personalità paragonabili a tutte le altre. Quindi abbiamo chiesto all'etichetta di pubblicare la versione orchestrale dell'album e loro si sono detti da subito entusiasti e hanno iniziato a lavorare perché ciò accadesse. È stato complicato perché non si tratta di una semplice raccolta di arrangiamenti, ma di una vera e propria reinterpretazione dell'album sotto una luce diversa. Quant'erano le tracce alla fine? No, mica tanto.